andiamo a commentare un po' questa giornata insieme a Paolo Pescetto, founder e presidente di Redfish Long Term Capital. Benvenuto. Buongiorno, buonasera. E allora Pescetto, dunque, come inizia questa settimana sui mercati? Io ho detto una giornata abbastanza flat, lo possiamo dire perché non abbiamo visto grandi vendite, non abbiamo, come di fatto diciamo seguiamo il filone di maggio, non c'è stato questo sell in May. Che cosa ci dobbiamo aspettare, come è andata questa giornata e poi cosa ne pensiamo di questa prossima settimana? Ma una giornata attendista, perché sostanzialmente, come dice lei, sul fil rouge del mese di maggio non ci sono stati dei grandi spostamenti, dei grandi volumi. Riscontriamo però un tendenziale presa di beneficio sul mondo bancario e invece un timido spostamento di denaro sulle utilities, chiamiamo in termini generali, anche se diciamo molto vario, in quanto non è che possiamo definire appunto da Saipem a Erg a Telecom, fare tutto di un erbo un fascio. Però diciamo che è un periodo di stacco di dividendi bancari molto ricchi e quindi diciamo si vede questo spostamento che secondo noi si accentuerà dopo il taglio dei tassi. Quindi questi sono i tre argomenti, secondo me, i segnali deboli da cogliere: un ritracciamento bancario, una piccola invece denaro che va sulle utilities e il prossimo taglio. Su questi tre pedoni si gioca un po' questo piccolo inizio di settimana che potrebbe dare delle buone sorprese anche nei giorni seguenti. Ecco, per quanto riguarda i giorni seguenti, l'attesa sul dato dell'Eurozona di fatto è l'ultimo, possiamo dire, termometro, dato importante prima della decisione della riunione di giugno della Banca Centrale Europea, che ricordiamo, diciamo, rompendo un po' la tradizione degli ultimi periodi, anticipa la Fed nella decisione di tagliare i tassi. Però leggiamo insieme anche, vediamo insieme le parole di Philip Lane, che citavo prima, di fatto a capo dell'Eurotower. Ha detto: il processo sarà frammentato e graduale. Il migliore modo di intenderlo è considerare che saremo restrittivi per tutto l'anno in corso, ma all'interno di una politica restrittiva abbiamo qualche margine di movimento. Quindi le banche, dicevi, sono comunque solide, strutturate, quindi che cosa ci dobbiamo aspettare dopo il dato dell'inflazione? Cosa potrebbe succedere? Quale scenario abbiamo davanti? Ma sicuramente se vogliamo dare una lettura a queste frasi di Philip Lane, vuol dire sicuramente sulla pressione anche che si è fatta, la BCE anticiperà, al contrario di quello che è successo storicamente, un piccolo taglio. Dovessi dire non andrà oltre uno 0,25 di taglio, ma quello che più sarà a sorpresa non darà poi segnali su un ulteriore taglio e quindi ci lascerà ancora sorpresi, cioè non dirà: ci vediamo a settembre per un ulteriore 0,25-0,50, vedremo come andrà. È chiaro che il quando verrà presa questa decisione è anche importante, perché tutti dicono il mese di giugno, ma il mese di giugno è bello lungo e quindi sostanzialmente questo dato sull'inflazione che ci aspettiamo arrivare a breve, se sarà un calo forte di qualche decimo di punto, può darsi che la decisione del taglio venga anticipata alla prima quindicina di gennaio, di giugno, scusi. Se invece non sarà ancora così forte il calo e quindi sostanzialmente ci attesteremo 2.4, 2.5 e allora ci sarà bisogno di attendere fine giugno o addirittura un rimbalzo ai primi di luglio, quindi vorrebbe dire che tutti questi venti anticipatori saranno un po' cautamente frenati. Cosa ci aspettiamo però dal taglio? Dal taglio dei tassi sicuramente andrà a intaccare quella che è la redditività delle banche, quindi che hanno ancora una buona solidità, però probabilmente un rallentamento nella crescita, mentre si cercheranno quelle aziende che invece magari con più leva e quindi all'interno, magari perché abbia citato le utilities, perché le utilities hanno recurring revenues, quindi una bolletta,
e hanno un peso degli oneri finanziari importante. Quindi cosa vuol dire? Che se viene tagliato il tasso, le prime poi accumulare utili saranno appunto le utilities. Quindi la prima scelta che può essere fatto da chi appunto vuole avere un po' di crescita è quello di migrare dal comparto bancario progressivamente su quello appunto le utilities. Bellissima questa schermata che mette Esatto. perché è proprio anticipatrice di questo trend. Quindi esatto, diciamo che bisogna salire sulla strada delle utilities, usiamo questa metafora, in questa fase. Ci sono altri settori performanti in questo momento su cui dovremmo concentrarci, anche le industries diciamo che stanno performando abbastanza bene, quindi qual è diciamo, la via possiamo dire non la via di fuga, ma un porto sicuro in questo momento, su cosa si sente di sbilanciarsi? Bene, guardi, allora la conferma del mondo bancario perché comunque non ritraccerà, ma forse una crescita meno importante del primo trimestre o comunque di questi mesi che abbiamo vissuto. Le utilities come primo impatto direi sino all'estate e magari anche qualche industry del classico mondo industriale che abbia ritracciato pesantemente nelle scorse sedute oppure nel primo semestre. Ecco, non c'è un settore specifico, qui deve essere fatta un'analisi più puntuale e andare a vedere quelle che oggi sono lontane dai massimi, penalizzate proprio dai tassi alti e magari da una politica appunto restrittiva del credito. Ecco, Noi siamo guardiamo. partiti Sì. dal e quindi andare a cercare delle perle sullo small cap. Chi è, diciamo, attento a vedere questo tipo di analisi dei fondamentali può cogliere, dei significativi guadagni. Chiarissimo, invece spostiamoci sul fronte della Cina, perché un altro dato che di fatto emerge oggi, c'è stata una partenza in positivo per i mercati cinesi, i profitti industriali della Cina sono aumentati del 4,3% su base annua, nel periodo appunto di gennaio-aprile, e quindi un dato positivo, tra l'altro è in corso anche, lo ricordo, il vertice trilaterale tra Cina, Giappone e Corea, proprio in Corea del Sud per ridurre il protezionismo, creare una nuova libertà di commercio su quel fronte asiatico, quindi già questo ne abbiamo discusso anche alle 15, può far riflettere sul fronte della Cina e anche dei mercati emergenti, come si stanno muovendo i mercati, in che direzione andiamo? In questo caso la scelta di investire su titoli cinesi è un po' più speculativa e suggerirei magari per chi non ha un'esperienza specifica verticale di scegliere degli aggregati, quindi o degli indici per puntare appunto sulla crescita complessiva del comparto asiatico, in cui oltre alla Cina suggerirei di iniziare a dare uno sguardo magari anche all'India che sta performando molto bene e avrà sicuramente dei minori strattoni derivanti da magari tensioni politiche, specialmente sul fronte Stati Uniti-Cina. Un timore appunto sulla Cina potrebbe arrivare dalle politiche americane, in quanto è possibile che vengano utilizzati gli spauracchi contro la Cina, ci si ricorda Huawei, TikTok negli ultimi tempi vengono utilizzati come campagne politiche, questi possono dare degli scossoni anche dal punto di vista borsistico. Quindi suggerirei magari di guardarla in modo più speculativo, specialmente per chi ha una strategia un po' più appunto che ha nervi saldi e che ha una strategia di profitto più speculativo rispetto a un risparmiatore value che ricerca più magari un guadagno tranquillo e di medio periodo. Non la sento. Mi ha detto che non mi sente.
Allora, stavamo dicendo adesso che c'è una settimana di attese, un'Europa attendista anche sul fronte però del petrolio, perché sappiamo l'OPEC Plus si riunisce la prossima domenica il 2 giugno, il petrolio abbiamo visto che si è rialzato sugli $80 al barile, adesso siamo sulla soglia dei 78,50. Sul fronte delle materie prime, parlando però di petrolio, qual è lo scenario secondo lei? Guarda, scenario sull'oil and gas, metterei anche il gas che ha dato degli accenni a un rialzo delle quotazioni su Amsterdam. Sicuramente vivremo dei momenti di un po' di variabilità, ma non vediamo degli eccessi, comunque si starà nella forchetta 75-85 con diverse tensioni, anche qui vuol dire che ci potranno essere delle prese speculative, ma non vediamo un trend rialzista o ribassista su questi valori, al netto poi dell'inasprirsi di eventuali tensioni mediorientali, speriamo in realtà che si allontanino, però questa non fa parte della mia capacità previsionale di entrare nel merito appunto delle tensioni geopolitiche, però vedo molto legato questo fatto, l'economia oggi non vede delle necessità di dettare degli strattoni sul discorso delle materie prime energetiche, però ci sono degli aspetti sicuramente speculativi che porteranno degli altri bassi da seguire con attenzione, magari appunto per chi vuole un attimino speculare su dei titoli legati proprio al consumo energetico. Chiarissimo, perché poi ricordiamo un'estate che attendiamo per i tagli, ma di fatto l'estate è anche il periodo in cui si fa stoccaggio, parlando di gas, e quindi questo sicuramente potrà avere anche una ripercussione, un impatto sui mercati. Grazie a Paolo Pescetto, founder e presidente di Redfish Long Term Capital, grazie per essere stato con noi, buon inizio di settimana. Sono sempre molto grato dei vostri inviti e buona settimana a tutti voi. E grazie.